Ecco, tante le problematiche che avete affrontato oggi in questa assemblea sindacale, in particolare si parla anche di rinnovi contrattuali. Effettivamente, qual è la situazione oggi e cosa chiedete all'amministrazione? Allora, una premessa importante perché, ripeto, quando si parla di rinnovo contrattuale in questo comparto, devo anche significare che si parla di un rinnovo che è l'ultima data è del 2005. Stiamo parlando di un rinnovo contrattuale che già è di 12 anni fa. Praticamente è uno dei comparti della regione siciliana e di conseguenza anche dello Stato italiano, che purtroppo ancora i rinnovi non sono arrivati. Noi da questa emittente vogliamo spronare appunto che l'ARAN, che è, ripeto, l'istituto che ripeto, deve iniziare ripeto, i tavoli di contrattazione per quanto riguarda appunto i rinnovi contrattuali, che speriamo per la fine dell'anno, del 2000, di quest'anno 2018, di arrivare, ripeto, a una situazione veramente dolorosa per tutto il comparto, sia il comparto sia anche la dirigenza della Regione Siciliana, e raggiungere appunto gli obiettivi di un rinnovo contrattuale che si deve soddisfare, ripeto, tutte quelle richieste rimaste inevase in tutti questi anni. E di colmare tutte le discrasie che praticamente ci sono e ci sono ancora presso l'amministrazione regionale. Di concerto vorrei fare un sottolineo che lo svuotamento della regione siciliana dovuto a un prepensionamento di una legge del maggio del 2015 ha prodotto, ripeto, un depauperamento di figure importantissime all'interno della regione siciliana. Per cui anche di questo sarà motivo di parlare con l'istituto ARAN che è preposto appunto alle contrattazioni contrattuali.